E allora quindi si parte, ragazzi, si parte per questo straordinario viaggio che ci porterà a conoscere molti monumenti e molte città dell'Egitto classico con la motonave Sprintur. Quindi sarà veramente un'occasione straordinaria per conoscere l'antico mondo egiziano. Buona visione a tutti da Paolo Orlando, Telegarage, Mare Viaggi. Ragazzi, guardate come lavorano questi bravi ragazzi, sono solo io a filmarli e questi a finire che mi fanno un culo così, perché staranno pure incazzati neri che stanno sotto al sole a lavorare. Comunque, ci vediamo fra poco perché adesso passiamo la dogana per i controlli se abbiamo delle bombe oppure delle... Ci vediamo. Ma ragazzi, lo riconoscete questo qua? Tale e quale, cazzo, tale e quale, come l'ho fatto bene. Mamma mia. E come l'ho fatto bene, uguale proprio, cazzo. Ecco, filmati, fate le foto, piano piano stiamo salendo per la seconda terrazza, quella che è visitabile, perché la terza è ancora chiusa, hanno finito il restauro ma non l'hanno aperta ancora. Non ce la faccio. Fermati il qua. Dietro l'ombrello però. Comunque è bellissimo questo tempo. Solo che ci ho messo un po' di fantasia. Ragazzi, per completare quest'opera qua mi mancano solo queste due statue. No, solo questa qua, quell'altra non l'ho messa proprio. Ah, tremenda. Ok. Qua stiamo salendo, logicamente, questo favoloso tempio di Acici, detto Acireta. Merda. Comunque, che esaurimento. Ma ragazzi, l'ho fatto proprio nei minimi particolari. Ah, tranne le pietre, queste non le ho messe. Queste le dovrò mettere. Sì. Erne, lo stai vedendo, stai godendo il luce, saccio. Sto vedendo, Allora, questo è composto, è un tempio praticamente formato a terrazze, quindi il tempio di Acici, che stanno praticamente restaurando la terza terrazza, quindi non si può entrare perché i signori che vi ho inquadrato prima erano coloro che fabbricavano queste enormi masse di calcare per poi ripicarne quell'altra terrazza. Comunque le camminate stamattina sono qualche cosa di veramente incredibile. Adesso fra poco entreremo proprio nel tempio. Sto passando proprio nel tempio e nella storia, sperando che non trovo qualche altro carabiniere che vuole la famosa 1000 lire. Perché qua in Egitto si compra tutto con 1000 lire. 1000 lire. Guardate Anubi. Oh.
Che colore! Sembra questo cielo stellato e le stelle sono le anime che vagano nel nostro cielo praticamente. Vediamo, ma qua c'è una porta, vediamo che cosa nasconde questa porta. Oh, una camera oscura. Che ci sarà mai? Boh. Che classe. Mamma, quando vedrai queste fotografie, anzi, quando vedrai questa registrazione, voglio la mia stanza fatta così. Comunque, andiamo alla scoperta di qualche altra cosa. Questo dovrebbe essere praticamente un faraone, quando c'è il fatto della barba che è lunga. E se andiamo da quest'altro lato, vi farò vedere. Ehi, già vado a Namilo lì, ma va già a favore in diretta questi qua, gli hanno trovato sempre le 1000 lire. 1000 lire italiane per, per fotografare. No! Io non ci vado ammazzato. Allora, è meglio che non registro, perché le bestemmie che mi starà facendo questo signore che vuole le 1000 lire. Qua stavo cadendo in diretta su Telegarage, da spedire a 8 mm. Comunque ragazzi, l'ho rappresentato, non dico uguale, però ci sono quasi riuscito. Ma mi manca solo la spinge. E ci riuscirò. Ci vediamo fra poco con altre immagini stupende di Telegarage. Eccola qua. Con tutti questi colori l'arte è arrivata al massimo livello della 200esima energia. L'avvoltoio era qui con le ali aperte, con questi colori bellissimi, e stavo proteggendo un'immagine. Perché noi vediamo, silenzio per favore, ci finiamo prima, questo è un tavolo enorme, che con tutto quanto veniva donato al dio Anti, il dio principale del nuovo regno, dell'impero. Eccolo qui, quello che sono adesso, quello che noi abbiamo visto ieri, la capa di vita a mano, seduto e sta ricevendo queste offerte. Chi le sta offrendo tutto quanto? E la regina a Gesù, che non c'è più, guardate i piedi, tutto scarpellato dal filiastro, tutto il mondo stesso dopo la morte, perché l'ha chiuso, lui è andato per 22 anni e rimaneva lì, e poi il piede della regina. Quindi è arrivato tutto il mondo stesso dopo la morte della regina, ha scarpellato la sua immagine, infatti si vede il porco che stava, e la fortuna che stava prendendo la testa della regina mentre stava offrendo tutto questo. Non c'è un porco, non c'è una fortuna, non c'è una testa, ma un quarto, e non la sopra, e i piedi si vedono. Qua, lui che sta offrendo il vino, queste vasi così rotonde in mano a un faraone vuol dire vino, quindi le vedrete questa scena anche se cambia la figura. Lui che sta offrendo il vino al falco, il re, che viene rappresentato chi? Dal faraone sulla terra, perché lui è un dio, quindi non regna, ma viene rappresentato da qualcuno che è il faraone. E quelli che manca qui sono i cartini della regina, mentre questi cartini abbiamo qui una statua di Anubi, dall'altra parte una statua di Amon, si vedono soltanto i fiumi di un fondo, perché i danni anche sono arrivati anche qui. Guardate ancora i colori, quelli che sono rimasti, per poter rendersi conto come erano belli questi templi quando era tutto quanto perfetto. Su, prima avete visto com'era su, adesso da su guardate com'è giù, è incredibile. Guardate che spettacolo. È stata da quest'altro lato, come possiamo vedere, che può darsi che fuoriesce qualcosa, perché di quello che è stato scoperto in Egitto è solo il 45%. Cazzo, mamma mia, figurati quello che c'è stato sotto. Ed ecco ritornati su Telegarage, le prossime immagini saranno dei colossi di Memo e del tempio di Karnak. Incredibile. Ciao.
Eccoci di nuovo qua su Telegarage. Sapete benissimo che queste sono tutte immagini in diretta. Ci siamo fermati in una famosa, diciamo, fabbrica di questo periodo, di questo luogo, di questo luogo dove lavorano praticamente l'alabastro. L'alabastro che è una pietra in particolare, e ci fanno vedere alcuni processi di lavorazione dell'alabastro. Comunque c'è anche da acquistare qualcosa di carino, ma vediamo. C'è anche qui il marrone, c'è anche qui il verde, della pietra dell'alabastro alla montagna in cui c'è le tiere, 150 km, si la blocca la pietra qui. La prima, la forma di un vaso, scintillino uguale signore, questa è la forma di un vaso, ecco, uguale così. Questo scintillino uguale qui di alcantone. Per vedere uguale così la prima. Dopo anche le stoffe, anche di volvere la pietra anche quel lato, perché anche più dura, anche di buca dentro non rotta, sembra uguale queste le stoffe. Scusa, faccio un attimo. Queste le stoffe, perché anche più dura, per vedere quella è la prima, questo è il buco. Uguale signori, sembra uguale così. Dopo la terra all'entro, la posizione della terra all'entro, dopo finite le stoppe, dopo la lima, terra questa lima in vaso, dopo anche pulito letrale in aria, pumice. Alla fine anche il forno a 110 gradi, se 15 minuti dopo la cera. Qui in vaso, finito qua, fatto a mano, fa vedere. Questo è un vaso dell'alabastro in macchina, fa vedere la differenza signori. Questo pesa di più, è leggero. È leggero, fatto a mano, pesa in macchina. Capito? E quello sì, là cazzo. Quanto costa? Regalo. Wow, troppo bello. Allora l'entro all'entrato. Ecco qua, questo è il vaso d'alabastro, guai, come vedi. Ragazzi, non vi fate fregare. Adesso entriamo ad acquistare finalmente qualcosa. Non voglio farvi vedere perché alcuni di voi devo fare cattivo. Ciao. Ah, che cosa meravigliosa, tutto alla base. Ah, ma ho trovato anche il caffè. No, ma guarda che sto qui, la sinistra. L'alabastro, il marrone. Il marrone. C'è anche il verde. Quello con la verde. Questo sarebbe l'alabastro a macchina, vedete, non c'è colore, quello là fatto originale, si illumina in terra. Ah, che bello. Bianco l'alabastro, il caso prende quello vero, questo è 10.000 lire italiani. Se marroncino basalto, 20.000 lire italiani, non è vero. Allora, per vedere questo, ti vuoi vedere il granito in pietra, questo collato, questo è vero granito qui sì. Ah, ecco. Che cosa? Allora, per vedere questo signore che è vero, c'è il nero basato, bianco, la vostra cosa che c'è, la vostra vera, c'è il marro, c'è ambra, c'è un po' di questo qua. Comunque guardiamo un po' la situazione, qua c'è stata l'ambra. Guardate, purtroppo io non ho lo schema LCD, quindi sto vedendo in bianco e nero. Quindi sicuramente voi a casa vedrete i colori di questi, diciamo, cinquilli da mettere nel nostro appartamento. Questi qua sono creati in pietra nera, questo qua è dell'agata. Questo obelisco è molto carino. Questa che pietra è? Sarà alabastro, ma... alabastro, ma... Sono cattivo. Comunque... Poi fa la macchina, è pesante. Vabbè, ma qua ci fanno i pacchi. Però una cosa di questa avrei portato con me, la valigia, il problema. Ti aiuto io.
Le piramidi, queste sono troppo moderne, non mi piacciono. Queste sono carine. Comunque è un mondo fantastico. Però cazzo ci strega. Guardatevi. Che cosa? Fotografia. Fotografia no, allora registrazione per un'ora quanto è? 1 miliardo. Senti. Allora, saltiamo un po' perché devo fare delle compere. Basta, ci vediamo qua. Vuole trovare la scacchiera italiana per quasi 300.000 lire. Comunque, ragazzi, è bello qua, però... comunque. Eccoli tutti e due inquadrati. Lei si chiama Daniela ed è la nostra operatrice della spinta. Ah, ma si fa colazione qui? Quindi volevo la fame mattina. Guardiamo queste pietanze. Allora Daniela, un saluto a tutto il pubblico di Telegarage. Vabbè, mamma mia. Comunque Daniela è la nostra operatrice della Sprint Tour, che è bravissima, insieme agli altri colleghi che vediamo qui presente. No, già l'ho intervista, già l'ho... È quell'altro che non vedo. Non so dove sta. Comunque, ritorniamo a noi. Io ero interessato per questa bellissima scacchiera, però mi hanno chiesto 300.000 lire. Ma io 300.000 lire, lo sai che ci fo? Questa quanto costava? Sarebbe 50.000 italiani. 800.000 lire italiani. 800.000 lire italiani. Un attimo, ma ragazzi, è incredibile, qua si acquista sempre tutto per 1.000 lire, tranne questi oggetti. Una Coca-Cola 1.000 lire, mentre da noi 1.500. Ci vediamo fra poco, vai, sta accedendo a tutto quanto, ti bastardo. Ci vediamo fra poco, ciao ciao.